Lotta senza quartiere contro le discariche abusive. Il neo assessore all'ambiente Angelo Caramanno punta a portare avanti il buon lavoro avviato per la differenziata nella città di Salerno dal suo predecessore Gerardo Calabrese e al tempo stesso a combattere le azioni di quelli che definisce incivili e non rispettano le regole e che addirittura abbandonano i rifiuti per strada. Una battaglia da combattere con diverse armi, dagli ispettori ambientali impegnati a vigilare nelle varie zone della città per risalire i trasgressori, alle telecamere, il cui numero aumenterà, ad una vera e propria task force dedicata al problema. Continua la battaglia contro tutto ciò che non aiuta la città a essere pulita. Noi ovviamente cerchiamo in primo luogo di dare il buon esempio. È importante che la città sia pulita, è importante in primo luogo che funzionino i servizi. Dopodiché parte la fase 2, che è quella dell'appartenenza, quella della lotta incivile, che sostanzialmente è anche un richiamo, un appello all'amore per casa nostra, per la città. Noi stiamo facendo degli interventi a tappeto su tutte le aree più critiche della città, evidenziando attraverso i nostri interventi non solo lo stato delle cose prima, ma quello ovviamente dopo, ma anche come e quanto velocemente un'area di intervento critica importante possa diventare immediatamente critica dopo il nostro intervento. Questo significa che c'è un po' di lassismo, un po' di disattenzione, un po' anche, lasci passare il termine, un po' di strafottenza rispetto a casa nostra. Il tutto senza dimenticare il buon esempio, come definisce Caramanno, cioè la qualità del servizio. Il comune di Salerno in tal senso intende migliorare la raccolta, evitando o riducendo i ritardi che si sono registrati nella raccolta nelle ultime settimane. Caramanno sta in questo senso verificando quotidianamente la situazione, anche girando personalmente nei quartieri. Sullo sfondo il passaggio dei dipendenti del consorzio, già impegnati nel capoluogo, a Salerno Pulita. Dobbiamo un attimo registrare il funzionamento della macchina, dobbiamo sinergizzare i rapporti tra anche le varie componenti che a vario titolo aderiscono al progetto di Salerno Città Pulita, ovviamente. Parliamo della società mista, delle cooperative che hanno un certo tipo di servizio, dello spazzamento, dello stesso verde pubblico, insomma tutti quanti devono fare la loro parte, è fuori discussione. Dobbiamo un attimo trovare anche, come dire, una cabina di regia che riesca a integrare il rapporto tra cittadini, territorio e macchina amministrativa con un'immediata presenza sul territorio.